voglia di vincere, dobbiamo ancora migliorare nelle strutture di gioco, perché credo che il primo tempo è stato giocato bene, perché sapevamo loro che ci aspettavano, però siamo ripartiti bene, ma dovevamo ripartire ancora meglio e giocare ancora e chiuderla, secondo me, la partita a un certo punto. È ovvio che abbiamo preparato bene, è stato molto bravo, sono stati bravi i miei giocatori a livello anche di cuore, a livello anche tutti, squadra compatta, unita, e mi dispiace molto per i due gol, perché le mie squadre questi gol non li prendono. Se io, quando sono stato espulso, ho richiamato Verde, se avete visto, di richiamare per Rota, che la diagonale si fa, ma non in quella maniera, perché bisogna guardare chi c'è dietro le spalle anche. Però al di là di questo devo fare i complimenti a tutti, una partita vinta col cuore ma anche con le giocate. Sto ritrovando il mio carattere in una squadra, sto ritrovando giocatori importanti, e con la cosa che mi preme a sottolineare è che potevamo giocare meglio con i due centrali difensivi, perché loro avevano una punta soltanto, potevamo imporre e fare delle strutture. E le punte, devo ringraziare Castaldo che si sta sacrificando enormemente, però le punte piatte a me non piacciono, mi piacciono le punte verticali. Però devo dire che tutti hanno dato tutto quello che dovevano dare. Ci tengo a sottolineare anche la prova di carattere della squadra. Carattere, noi abbiamo sofferto, perché abbiamo sofferto, potevamo soffrire molto meno. Io sono convinto che lavorandoci possiamo migliorare ancora. No, paura, ma quando sei in vantaggio 2-0 hai delle ripartenze straordinarie, mi ci vuole anche il lungo, non solo il corto. Se io ho il lungo riesco a innescare da una parte Bellone, una parte Verde, e diventa più facile le giocate. Delle volte giochiamo sul corto quando stai vincendo, e invece le ripartite vanno, secondo me, non è il braccino corto, che ci accontentiamo e non va bene. Assolutamente, difatti io li ho ringraziati, ma li ho anche rimproverati. Mister, il secondo tempo mi è parso più o meno come quello con il Benevento, insomma ci siamo abbassati troppo, abbiamo sofferto un po', abbiamo la serenità, mi è parso. Le volevo chiedere se non era il caso di sostituire Bellone, non solo per la posizione ma anche per dare maggiore copertura. Vi voglio ricordare che io avevo solo un cambio, c'avevo due giocatori che avevano dei flessori male, stavo cambiando Bellone, poi è stato espulso. Faccio l'allenatore, io non faccio l'impiegato statale. Ecco, gli voglio dire questo. Purtroppo ha ragione lei, ci siamo abbassati. Perché ci siamo abbassati? Perché delle volte dipende anche dall'avversario. L'avversario ha alzato quattro uomini uno su uno. Quando sono stato sostituito, urlando a Daniele di dire a Perrotta che delle volte bisogna giocare anche uno contro uno. D'altronde non è che io posso mettere sei uomini a marcare, non ce l'avevo. E delle volte bisogna stare un po', fare un po' più di attenzione, quello, ecco. Ma no, io, i ragazzi. Io, però, ecco, io mi sento ancora. Io il mio debito lo ripagherò alla fine. I ragazzi hanno voluto veramente. I nostri tifosi, io non dimentico che c'erano 1000 persone a Bari, era una partita che noi dovevamo portarla a casa. Oggi non so quanti ce n'erano, c'erano 10.000 e noi siamo sempre in debito verso di loro. Io spero veramente di poterli fargli gioire, di potergli far sognare un pochettino, insomma, ecco. Signore, no, questo non mi permetto di dire, io dico che
La vittoria è stata netta dell'Avellino, netta, perché l'Avellino, non dimentichiamo, a pochi minuti dalla fine vinceva 3-1. C'è stato il rigore con un mio giocatore in mezzo al campo che era Verde, insomma è stato fatto il rigore, e lì, e questo rincorrere a fare gol, fare 100 metri a me non piace, troppo. I tifosi lo capiscono, sanno che i giocatori li vogliono bene, noi dobbiamo essere lì, gioire, ma essere presenti in campo tutti insieme, no? No, credo di no. No, no, perché hanno delle strutture importanti. Io, senza offesa, ma io credo molto nel mio lavoro, ma credo molto nelle proprie società. Io penso che sono due squadre che, vedendo le altre partite, noi non meritiamo questa classifica. Sempre l'aria tecnica, uscita, e domenica sabato sono squalificata. Appassionata. Signore, colgo l'occasione, a voi e ai vostri cari, i migliori auguri di buon Natale. L'anno nuovo ci vediamo. Che Dio ci aiuti. Ma ti ringrazio dei complimenti, diciamo. Non lo so, non ti so dare risposta, perché... Forse sì, perché io penso molto al mio lavoro e la mia passione questa, quindi non c'è bisogno di giocare in un ruolo per me, potrei giocare dappertutto e darò 100% dappertutto, questo volevo dirti, sì, ma soprattutto complimenti a tutta la squadra. Esatto, ma è normale, giustamente. Vabbè, sì. Sì, assolutamente. Grazie, ma senza i compagni non andrei da nessuna parte, quindi non è solo merito mio. Quindi ci sono distrazioni, tirini per gennaio? No, assolutamente, per ora niente. Giuro. Sì, esatto. È quello che vi dicevo con l'Ascoli. Era solo un momento di negatività, se possiamo chiamarlo così, perché non meritavamo assolutamente un punto, lo dico di nuovo, quelle tre partite. Quindi si vede che stiamo uscendo molto bene da questo momento, a testa alta soprattutto, e il risultato oggi ne ha dato la conferma. Sì, assolutamente, perché... noi andremo ad affrontare tutte le partite così, quindi non giocheremo da soli, e di là incontreremo squadre sicuramente forti, perché in B siamo tutti allo stesso livello, credo, quindi ci giocheremo le carte con tutti in questa maniera qui, poi speriamo che la fortuna ci perseguita. Sì, assolutamente. Era regolare, poi giustamente la squadra protesta perché fa parte del gioco, ma appena mi sono girato ho visto già la palla sul dischetto, quindi ancora dovevo entrare in campo, ed è giusto che l'arbitro ha fatto continuare. Scusa? No, assolutamente, fa parte del nostro mondo, è normale che c'è chi crede di più, chi crede di meno. Penso solo a lavorare e andare per la mia strada, perché questo è un lavoro che appartiene a me e a nessun altro. Sì, credo che... No, io penso uno solo importante, penso solo quell'episodio lì, credo che mi resterà nel cuore. Sì, assolutamente. Io personalmente sì, credo anche ai compagni, perché ne abbiamo parlato, la Salernitana è una grandissima squadra. Ci ha messo molto in difficoltà come noi credevamo, quindi merito nostro ad affrontare quello che la Salernitana
poteva metterci, poteva fare di noi magari il suo gioco, perché ci ha messo in difficoltà, ripeto, e noi siamo stati bravi a capire le loro qualità. No, 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 ero io lì che ho preso il cazziatone, no, per rotta. No, no, a me, perché le ultime due discese della Salernitana non sono andato a coprire, giusto? No. Ma lo spero. L'aria di casa è un'altra cosa. Grazie, no, guarda, la cosa per cui sono contento è poi il fattore di vincere la partita nel derby, far gol nel derby, è normale che enfatizza tutto quanto, ma la cosa principale era vincere questa partita per i nostri punti salvezza, questa è proprio è la vera felicità, ti dico la verità, per quello che riguarderà il nostro cammino. Senti, ci dai, dicevo con Novellino, un secondo tempo che era simile a quello del gol Valerio. Sì. Perché calo fisico, paura di vincere, che cosa? Ma sai com'è, questa qui era una partita delicata, arrivavamo da due trascorsi purtroppo che influenzano comunque la testa in parte del giocatore, e, che dire, partita dove vinci 2-0, se hai un uomo in più devono essere comunque chiuse, queste deve, cioè dobbiamo crescere comunque in questo, però sotto alcuni aspetti vedi la chiusura di Verde, penso l'ultimo minuto, alcuni lati li abbiamo comunque migliorati, diciamo, rispetto alle ultime partite, vedi Benevento, vedi Bari, dove per piccole ingenuità possono comunque determinare il risultato di una partita, questo si sa, e niente, oggi diciamo che ci siamo riusciti, però come ho detto questa deve essere una base per quello che riguarda il girone di ritorno, non deve essere l'occasionalità del derby, capito, deve essere un qualcosa di fisso che deve entrare nel nostro DNA. Sembra quasi che è un conto aperto con la Salernitana, ma non è la prima volta che fai quella serata. Anche se ci siamo spesso a Salerno in giro, frequenti anche la zona locale. No, ti dico la verità, da quando ho fatto il derby con la Juve Stabia non ci vado più apposta, capito, per dirti, quindi no, scherzo, no, assolutamente. Che dire, mi dispiace in parte per la Salernitana, però io guardo in casa mia e sono assolutamente contento, capito, quando faccio gol. Sei dopo... più bravo tu nell'azione del gol o hai trovato insomma una prateria con Vitale? Ma guarda, ti dico, secondo me è stato bravissimo Daniele. Adesso non so se vi ricordate, settimana scorsa con il Bari, nel primo tempo non ci sono arrivato per poco. Allora è bastato guardarci, no, come per dire... So che è un qualcosa di inspiegabile, capito, quando sei là dentro. Ci siamo guardati come per dire te la metto lì, io ho tagliato dietro le spalle del difensore, il difensore quando ha le spalle girate fa fatica, quindi non voglio neanche dare la colpa a Gigi, che lo conosco, capito, per dirti. Tagliando dietro le spalle di un uomo non ti può vedere dietro e quindi ho trovato lo spazio, sono riuscito a fare gol. Ci credi che ho pensato veramente quasi al regalo che ho fatto anche comunque a tutti noi, ma in particolare anche alla mia famiglia in questo giorno comunque speciale. Ti dico la verità, il pensiero è andato subito alla famiglia, poi dopo di conseguenza è normale a tutti noi, ci mancherebbe altro. Senti, più passa il tempo, più mi stai convincendo che devi giocare come centrale. Poi ti chiedo, la difesa praticamente rivoluzionata, no? Sì, guarda, ti dico, purtroppo Alessandro, infatti io ho fatto, è uscito per tra virgolette colpa mia, quando siamo usciti su un pallone l'ho beccato col tacchetto nel ginocchio e pensavo di avergli fatto più male, mi sono spaventato, fortunatamente solo un taglio, diciamo una botta, però anche Marco, lo stesso Isa che sono subentrati così a partita comunque in corso da freddi in un derby così non era facile, quindi diciamoci bravi tutti veramente oggi. No, non è il Natale che ci aspettavamo per come l'avevamo preparata, per i sacrifici che facciamo, per come lavoriamo anche sui dettagli. Era una partita tattica molto sentita, difficile proprio anche nei primi minuti. Rivedendo la gara io credo che ci siano degli errori tecnici proprio di poca tranquillità in generale da ambo le parti. Però la Salernitana nei primi 15 minuti comunque ha provato a distendersi guadagnando palle inattive, a differenza che noi le palle inattive non abbiamo segnato, mentre Avellino alla prima palla inattiva ha segnato, e lì diventa un grande contraccolpo psicologico per noi, perché
purtroppo non è la prima volta, chi mi conosce sa che curo molti dettagli particolari, avevamo marcature a uomo assegnate, rinforzate dalle zone. Sì, subiamo gol. Che lei affida proprio le marcature. Noi abbiamo delle marcature uomo con delle zone. Come, siamo stati costretti a rinforzare le marcature avendo comunque determinate zone. È un problema ed è un peccato, perché lì emotivamente hai un contraccolpo, perché ci abbiamo lavorato tanto in questa mia gestione. Insomma, su azione abbiamo subito il gol del Carpi, che è stato rimarcato anche poco, tra l'altro in fuorigioco sabato, in gol dell'1-0 del Carpi, e per il resto subiamo gol da palle inattive. Poi macinare gioco diventava difficile e abbiamo fatto poco. Ci siamo complicati la vita con l'espulsione e il 2-0 era un troncagambe. Invece la squadra ha ripreso con coraggio, abbiamo cambiato assetto tattico, abbiamo accorciato la distanza e sul 2-1, al di là degli episodi arbitrali che comunque vanno rilevati oggi, la Salernitana ha giocato un calcio veloce, forte, con 4 occasioni da rete vere, e meritavamo il pareggio. Il rigore su Joao Silva era netto, e questi comunque sono episodi che cambiano le partite. Così pure sul 3-1, la ripartenza bellissima dell'Avellino, per carità di Dio, nasce da un fallo su Donnarumma al limite dell'area. Cambia molto avere la punizione a noi o la ripartenza loro a 2 minuti dalla fine. Perché io devo cercare di creare un equilibrio alla squadra, e l'equilibrio della squadra è gestito sia da una condizione atletica, dal minutaggio che possono avere i giocatori. E quindi io parlo sempre di titolare in corsa. Quando abbiamo ridisegnato la squadra, sono due ragazzi che ci hanno dato un ottimo contributo. Mazzito, per esempio, ha avuto la febbre fino a 2 giorni fa, e Donnarumma deve essere gestito sia nella parte offensiva, ma noi abbiamo bisogno anche della fase di non possesso palla. Però io non vedo tutto questo problema dei singoli, bensì qualche problema sul collettivo a evitare determinati gol. Non c'è neanche dei rinforzi. Insomma, se cerchiamo di mantenere qualche torre davanti è perché dobbiamo avere centimetri sia nell'assetto offensivo ma anche in quello difensivo. Probabilmente nel duello aereo non è solo la mia gestione, ma è una costante che si ripercuote. Nei duelli aerei possiamo sicuramente fare meglio. Non è solo questione di centimetri, ma anche questione di tempo. No, Terracciano oggi ha fatto 2 buoni interventi, in modo particolare nel secondo tempo. I gol sono evitabili in riferimento in modo particolare alle marcature, però io vedo che c'è sempre una critica molto alta, ma anche giusta, che noi dobbiamo fare autocritica, soprattutto io che sono il responsabile e devo lavorare. Viene poco evidenziato comunque il calcio veloce che ha fatto la Salernitana in inferiorità numerica e sul 2-1 le tante occasioni da rete. Cioè, questo è calcio. Abbiamo cambiato sulla destra perché abbiamo cambiato modulo. Mister, volevo chiedere se la differenza l'ha fatta la motivazione, diciamo, Avellino per l'ultimo in classifica, e poi volevo chiedere se Verde può avere un futuro. Lei ha lavorato molto bene con le giovani. Beh, Avellino sulla motivazione, conoscendo l'allenatore, ne ha un'arma importante e l'ha dimostrato. Però chi andava in vantaggio oggi aveva vantaggi su vantaggi, e l'Avellino ha sfruttato molto bene. Verde è un giocatore molto talentuoso, molto bravo nell'uno contro uno, sta crescendo, e oltretutto quando un 96 comincia a far 5, questo è il quinto gol che fa oggi in Serie B, parla da solo. Buon Natale a tutti, grazie.